Noi italiani siamo famosi per la pizza, mandolino, i baffi neri e il cappello, la coppola, la la lupara. No, la lupara di altri la tempi. Lupara. Invece la coppola si usa tutti i giorni. La violenza negli stadi. Ma siamo famosi per tante cose. Sì. Ivan Zanotti, che in realtà è uno sviluppatore poliedrico perché collabora anche con diversi team, ci ha inviato il suo gioco sfatto nel 2016. Sì. C'è una versione del 2022, ci ho detto di sfatto, non so se è sfatto. Benvenuti in I'm Scared. Questa è la prima e ultima volta che leggerai questo messaggio. Ti suggerisco di leggerlo poiché farlo è fondamentale. Premi E per procedere. Per funzionare correttamente, I'm Scared ha creato una cartella sul desktop solo per te. Per favore, assicurati la cartella sia sempre lì. Se la cartella avete rotto i coglioni tutti quanti! Avete rotto il cazzo! È una chiamata internazionale, vuoi capire chi ti chiama in maniera internazionale? Non sono io che mi chiamo in maniera internazionale. Se la cartella non dovesse crearsi, c'è un problema e forse dovete crearla manualmente. Non è quanto è complessa sta roba. Come certamente saprai, l'audio è un aspetto importante del gioco. Non è che lo sappiamo, lo sospettiamo. Per favore, usa le cuffie o mantieni il volume medio-alto. Perché sei un bastardo. Questo è già... Prima di cominciare, ho bisogno tu sappia che questo gioco cercherà di ingannarti quanto più possibile. Nel caso dovesse accadere qualcosa o il gioco dovesse arrestarsi, per favore, sentiti libero di controllare la cartella di gioco per eventuali anomalie. Stai già a rompere tre quarti di minchia. Mi dispiace davvero, tutto questo non doveva succedere. Non volevo le cose andassero così. Premi E per procedere. Perdonami. Stai controlliamo se abbiamo fatto la cartella sul desktop. Ma ecco, prima di cominciare però tieni conto che questo gioco è diverso dagli altri. Questa prima area ha lo scopo di insegnarti i fondamentali. Un tutorial. Muovi usando il mouse e premendo i tasti WASD. Non ho letto shift forse. Ok, vedi, pixelloso. Ok, c'è scritto, vieni. E abbassati con control. Oh, grazie a Dio che non si abbassa con C. Tu sì che sei uno sviluppatore. Questa è del 2016, ragazzuoli, quindi ne ha fatto una versione del 2022. Interagisci usando il tasto E. Su cosa? Interagisci con cosa però? Forse c'è un cancello alla porta. Il cancello è chiuso. La chiave? La chiave del cancello. Perfetto, fin qui. C'è un fiore lì, accovacciati con il tasto CTRL e raccoglilo. Hai raccolto il fiore rosso e si è tolto la nebbia, è diventata nera. Ora portami quel fiore. Ma tu dove sei però? Sarà lì indietro. Conosco solo la parte iniziale. Even the notice, my... Realizzato con... Non si capisce. Non si capisce niente. I'm Scared a Pixelated Nightmare. Premi AD per cambiare il menu. Oh, che carino. Molto carino. Trofei. La prima chiave. A e D. Premi E. Pixel grossi come una casa, lo sapeva, cioè l'aveva detto lui. Infatti sono molto grossi. Ok. Noi siamo in una stanza. L'armadio è chiuso. L'armadio è chiuso. C'è scritto exit. Aspetta, controlla il resto però. Bisogno di un cuore per aprirli. Un cuore ha bisogno. Sotto il tavolo c'è una chiave. Però non è un cuore. La prima chiave. Secondo me finirà che devi dormire. Ah, sarà qua. Sangue? Beh, non lo so se è sangue, effettivamente. Che devo fare? Ho aperto... Forse devi entrare nell'armadio? Ha bisogno di un cuore. Forse quel sangue è un cuore che sta sull'armadio da qualche parte? Dai, devi andare a dormire, devi avere un incubo. No. Bene, non si può. C'è una pole. Pensavo di essere morto perché mi sono suicidato, le mani invece scendeva automaticamente.
Quindi in casa nostra c'è un una porta, diverse porte, un sottoporte. C'è solo quella porta aperta. Sono diverse porte, allora andiamo a vedere ogni porta, entriamoci. Tanto credo che le stanze siano piccole. Ok, una casa con una sedia enorme. Una libreria. Guarda che ci puoi entrare dietro. C'è qualcosa sul muro. Lì, quella parte nera. Grande, è una finestra. C'è una sedia con un cappio. Bubu. Peccato Bubu. 7 te manca. Che cosa... C'è una sedia. Aha. Chiave rugginosa, però non, di cuori ancora non... Bene, quindi abbiamo una chiave rugginosa. Posso dirti che per ora mi sta intrippando parecchio? Eccola qua, dobbiamo usarla, perché questo è un carciallo rugginoso. Guarda, torna indietro. Noi abbiamo l'audio mediamente alto. Ha senso, ragazzi, il gioco ha senso, fermi. È del 2016. Nel 2016? Non nel 2016 posso... uscivano capolavori come per esempio... Quello. In un Camp Deliverance. Del 2016. No, 2016... No, è un po' dopo Kingdom Come Deliverance. Cos'è uscito di bello nel 2016? Oh, non mi ricordo. Comunque non so che sto facendo. Madonna, che paura. Solo una si apre. Niente. Ma secondo me non c'è niente. Non c'è niente. Una ragazza. Chi ti ha detto che è una ragazza? Non può essere un uomo con i capelli rossi lunghi. No, è chiaramente una ragazza. Da cosa lo evinci? Questa risata malefica. Non posso buttarmi. Ah, il dipinto. Presta attenzione, non correre. Si è diventato rosso, sangue. Ah, siamo riusciti... Che cazzo di giro abbiamo fatto? Siamo usciti nell'altra porta. Quindi che cazzo dobbiamo fare adesso? Dobbiamo guardarci un attimo intorno. Dobbiamo trovare una porta rugginosa. Perché è una chiave rugginosa. Perché è una chiave rugginosa. Guarda giù, niente. E andiamo dove ci è apparso il mostracchio. E qui c'è del sangue, ci sarà un cuore? Non lo so. Il mostracchio... Allora, secondo me molto è legato a quello squarcio nel muro. Però abbiamo una chiave, quindi potremmo... Eccolo, non serviva una porta rugginosa, ma una porta. Siamo dentro un cuore, credo. Siamo dentro un utero, mi sembra. Cuore. Oh. Cuore pulsante. Si è verificato un problema, quindi sei stato arrestato per inquinare i danni al computer. Se è la prima volta che appare l'errore, devi controllare la cartella del gioco e riavviarlo. Quindi adesso andiamo a controllare se effettivamente c'è questa cartella. C'è la cartella del gioco. Senza della quale il gioco non è sul tuo desktop. Sul mio desktop. Ma prima lo troviamo, eh. Non c'è. Non c'è una cartella fatta oggi. Ma dobbiamo farla noi. Ma se in questo momento la cartella non c'è. Credo che il gioco... Ciao amico, sai dirmi come mi chiamo? Nella cartella doveva esserci un file di testo con su scritto come ti chiami.
Beh, mettiamo Ivan. Ivan Znoti. Quello è il mio nome, forse era scritto, ma non ho letto che ha scritto. Manco io. Per una volta non è colpa tua. Sì, è... Sto cazzo, scrivi. Giuseppe. Non dimenticare che sono case sensitive. Quindi la cartella, dove l'ha messa la cartella? Dovevamo controllarla prima sta cosa. Perché non l'abbiamo controllata prima? Ricordami un po'. Perché non c'è scritto il nome della cartella. Cioè, anche volendo, non so effettivamente come chiamarla la cartella. Cartella di file. C'è sul desktop. No, c'è sul desktop. E perché non la trovava? Esiste un modo per trasformare un'entità in dati. Forse questi dati godono di vita propria ed è difficile distinguere dai normali file del computer. In ogni azione quotidiana, mentre si ha il computer, questa entità formata da semplici byte può osservarci, studiare le nostre abitudini e paure. Il gioco è semplice. Mettere in piedi i piedi sulle frecce e la chiave. Se vieni preso, hai perso. Il suono ne preannuncia l'arrivo. È Whiteface. Come si chiama lui? Whiteface. Quindi quella palla con la... Whiteface. E quindi abbiamo riniziato. Molto meta. Ecco perché è la prima volta che vedrai questa schermata, perché dal momento in cui accedi con Whiteface... Sì. Credo che ci sarà un sacco di asci in quel file. Giochiamo ad inseguirci. Inseguirti. Grazie, Whiteface. Una freccia. Devi mettere i piedi sulle frecce. Avvicina però. Ma che c'è scritto? Non lo so. Però mi sta dietro. Credo che l'audio sia semplicemente più alto del normale. Che sta scritto io? Boh. In Zeup. Ah, ma quindi devo premere tutte le frecce. No. Una specie di corsa. Sembra la bambina di Baldo. 50 dindi ti danno bene. Mi sa che mi ha piato. Preso lentamente. Ti dà. Devi andare piano. Devi andare lentamente, perché se vai veloce. No, vabbè, ma è geniale il concept. Cioè, è tanto scemo quanto geniale. Ivan Znoti. Possiamo dire una cosa? Finora tutti i giochi che abbiamo provato sono veramente interessanti. Mediamente interessanti. Non lo stiamo dicendo soltanto perché sono italiani, anzi a noi degli italiani non ce ne frega un cazzo. Soprattutto se si parla di videogiochi, però... Non è campanilismo il nostro, siamo assolutamente super partes. Ha detto piano. Ha detto piano quando comincia a sentire. No, ha detto piano e basta, sta ferm. Lentamente non significa... C'è una freccia al contrario. No, si sta avvicinando. ma allora non è lentamente, sono di piano, Lentamente non significa niente. Devi andare. Non devi correre. No, non stavo correndo. Sono durato di più quando correvo. All'inizio hai corso. Ma all'inizio corro perché non c'è nessuno. Non correre mai. Vai contro la tua natura. Ma non funziona così. Perciò te l'ha mandato sto gioco. Ti vuole insegnare sta calma. Ma non funziona così. Inizierà la stessa musichetta. Infatti. Non lo faccio lentamente, la faccio velocemente. Puttana miseria! Ci sono delle frecce rosse che ti dicono altri percorsi. Le viste? Sì, le ho viste. Dove sta? Avanti o dietro? Non lo so, non è precisissima la... Ok, questo...
Esattamente una sega lentamente. Forse dovresti veramente fare un passettino alla volta. Ho preso tutti. Ah, vabbè, vai a camminare, non ti fare break. No, 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 non significa niente lentamente. Ma se la scrivi. Aperta la porta. Ho detto non significava niente lentamente. E che cazzo l'ha scritta qua? Forse per dirmi sei lento, una cosa così. Di nuovo? Questo è un gioco. Tana miseria. Io amo guardarti. Guarda. Piscio. Sei tu che perdi sangue, no? Seguiamo il sangue. Chiave del cancello, torniamo indietro. Adesso, jumpscare, adesso. Bastardo. Mi ha aperto una pagina YouTube, non so che cosa fosse, però è sbagliato il... C'è il gioco in sottofondo. Ci sono errori di battitura. Io il gioco stava continuando ad andare da solo, però. Ok. Sto soffrendo. Uno di La loro mente. Uno di loro mente. Ma uno di chi? Penso che ce ne siano più di Whiteface. Andiamo a vedere dietro. Che è quello che ti ha detto lentamente, penso. Sì, voglio vedere dietro se c'è qualcosa. Il nero cosmico. Ah, non no. Ti muovi. Banalmente non ti muovi. Si incastra sul muro, eh. Siamo tornati indietro. E tra l'altro si è ripristinato il dipinto come era prima. Tutto chiuso. Però bella, l'atmosfera l'ha saputo costruire. Assolutamente sì. Il nostro italianissimo amico ha fatto un ottimo lavoro. Con pochissimo. Sì, veramente pochissimo. Ah, ok, avevo il cuore. Hai usato il cuore. Fine. Io non ho capito perché è ancora aperto. Hanno fatto jump scherone. Carino però. Fammi leggere nella cartella se c'è. Mi dispiace. Non ho intenzione di lasciarti andare, non avrei dovuto spronarti ad andare avanti. Segui le mie istruzioni, non lasciarti ingannare dall'aspetto del gioco d'ora in poi. Se le cose cambiano, arriva. Prendi tempo e cerca di uscire. Ok, riaprilo. Even Zanotti, sempre. Papa. Se le cose cambiano. Cioè, non credo sia finito. Non mi fa più muovere all'interno del gioco. Qua il quadro che non cosa. Non penso che sia voluta questa roba. Ma pure la pagina che ci ha aperto prima, che pagina era? Non lo so, non l'ho visto. Senti, questa è la versione nuova. No, questa è vecchia. Quella vecchia. Vogliamo provare la versione nuova che ci ha mandato? Aspetta, perché devo mangiare la versione nuova? Non so che sta succedendo. Ok, adesso ho fatto iniziare. È successo qualcosa che non so. E poi su questo tipo di giochi non sai mai se è un problema vero o se è una cosa. È cambiato tutto ovviamente. La porta è chiusa. Pinze. Le pinze. Oh, c'è un altro oggetto a terra. Aspetta. Chiave numero 1, ok. Ci fa entrare nella porta numero 1, quindi va a livelli fondamentalmente. Se è posta invece. 8, 2, 5. Vedi che non c'è.
No, no, cioè, l'ho vista la 1. Eccola. È stato chiave numero 1. C'è un letto, un tavolino e degli armadietti che si possono aprire? No, non si possono aprire. Chiave numero 8. Allora, ricordati un 8. Non è la mia intenzione farlo. Sempre caga sotto sto coso. Perché è già aperto quello? Non lo so. Ciao, Whiteface. Però non abbiamo trovato niente, la roba è chiusa. No, dai, deve esserci. Guarda bene tra i cassetti. Le pinze. Mo succederà qualche cosa, secondo me. E questa? Lui si sposta. È che devi essere un po' compulsivo nel guardare le cose. C'è un balcone, si potrebbe uscire fuori. C'è un signore. C'è un signore. Vabbè, sono tutte chiuse le porte. Mo' che l'abbiamo fatto spaventare, forse dobbiamo rientrare in quella di prima. Nella 8? Come abbiamo fatto a farlo spaventare? Che abbiamo fatto di così? Niente, ci dobbiamo andare incontro. Lui non se ne va. Se ne frega niente del resto della nostra presenza. Ma Mario è chiuso, non so che fare. Mario è chiusi. Ciao, chiusi. Ciao, chiusi. Non lo so. Abbiamo delle pinze, che ci possiamo fare con delle pinze? Sono allungate, quindi... Ah. Perché mo si apre? Boh. Hai visto Whiteface? È lì, in fondo. A lui piace osservarci. Eccola qui. Numero 7. Perché si è accesa la luce? Però non voglio morire. Ho paura. Non dobbiamo credere a quello che... Alcuni di loro mentono. Magari non tutti. Però chi è che... Questa è la mia stanza. Vedi quanto è buio qui? Fa freddo. Ma posso guardarti? Si sta avvicinando. Guardami. Hai paura? Io ho paura. Oh, che caro. Ha splattato mezzo mondo. Vai nella 6, vai. Non ho le chiavi. Pensavo l'avessi aperta facendo questa finezza qui. Ha splattato qualcuno. Una zanzara. Si sente una zanzara. Sei vicino. Che rumore. Però sono belli i rumori, molto inquietante.
aumenta un po' d'ansia. No, no, veramente lo ha pensato bene. In molte cose è davvero efficace. Con così poco a livello visivo, poi, eh. Numero 2. Come lo sapevo. Ora è fastidioso sto cosa. Rumore? Sì, è zanzara. Sono 450 Hz più o meno. Fastidioso. Qua. Qua si può entrare. Hai sbloccato Porta del Paradiso. Ho sbloccato una porta. Era chiaro che fosse un riferimento a qualcosa qui. Non capisco se è lo stesso ambiente di prima. Sì. La 6. Posso tornare più indietro. Addio. Non capisco più niente, a livello di mappa mi sono perso. Secondo me è meno complicato di quello che sembra. Sì, beh, sicuramente, però. Siamo tornati in. È molto carino, però. È proprio un trip. Congratulazioni. Sei giunto alla fine. Ma da qui non puoi andare via. Resta con me. Io rimarrò sempre qui, guardandoti. Sei tornato alla sedia col cappio. Porca! Ho timore di non potertelo lasciar fare. Nutrimi. Spargimi, gioca con me. Ti appartengo. Fine? Io ho un mucchio di nomi, uno di questi è Har. E praticamente ti ha sbloccato un altro nome che sarà un altro livello. Sì. Ma che figo! Tra l'altro, chissà se è una citazione al film con Joaquin Phoenix. Il problema è che non esce più. Zero, vedi? Ho preso vita, è reale, sto cambiando nome per l'ultima volta. Che forma prenderà? È solamente lo spettro dell'inganno. Ma è geniale, ragazzi. Allora, vediamo un attimino se però mi fa riaprire, perché secondo me, non avendolo chiuso io, immaginavo. Porta del Paradiso, sbloccato, no, il profeta. Ce l'hai sbloccato. Gioco con no. Quello. No, è finito. No, deve rientrare il nome. Deve rifarmi la cosa del nome, secondo me mi cambia. Ma magari Her è il capitolo successivo che lui ha in mente di fare, eh? No, vedi, un cuore. È ripartito da zero. È ripartito dall'inizio. Abbiamo finito il gioco. Aspetta un secondo, tanto adesso lo so che devo fare. Eh no, vedi che non ci stanno le chiavi, non è ripartito. No, io là devo entrare. Quindi è la prima mappa. Ha rifatto la cava. Da fregata. Ah, quindi adesso me lo fa rifare la cava. Perché io voglio arrivare a mettere il nome. Ecco qua. Se metto Her. Inizia. Però c'è qualcosa che non mi torna in come il gioco si chiude e ricomincia. Forse c'è stato qualche crash. Puoi andare in giro? Silenzio, per favore. E io ho scritto Her, quindi mi ha sbloccato qualcosa di bonus, capito? Che cazzo c'è? Detto il gioco. Ha fatto finito. Dici? Ho detto silenzio.
Però me lo fa incazzare. Che figo. Hai visto la manina? Che non mi è uscito niente, però. Quindi è un altro livello questo. Non lo so, non so che cos'è. Sì, ma sicuramente è un altro livello. Bello però, bravo. Che bel concept. Ok, con R, questa è la ancora qui. Vediamo se posso suonare il piano. No. Buttati nella porta infinita di prima. Secondo me dopo un po' qualcosa trovi. Secondo me no, tutta la miseria. Eccola lei. Lei è her. Non abbiamo controllato il file. Dici che ci stava qualcosa? No, non c'è niente. Allora, lei ha detto silenzio. Non è whiteface, è proprio un altro... No, lei è R. Forse devi rimanere fermo, semplicemente. Questo è il... Caro amico sviluppatore, ci sono modi più rapidi per uccidere Nicola. Questo non è uno dei metodi. Una pistola, del veleno. Però stiamo facendo il silenzio. Anche investirlo con la macchina. Però questo è crudele. Non credo che si faccia così, eh. No, secondo me c'ha senso. Certo che ha senso. Ah, la freccia. Finezza, caro amico, finezza. Cioè, ora immaginatevi sto gioco graficato dietro c'era un tasto che ho premuto, credo. Immaginate sto gioco con una grafica all'Outlast. Sarebbe... Cioè, in America farebbe uno sfondo sto gioco. Su Twitch farebbe uno sfondo sto gioco. Tu sei bravo. Hai fatto una cosa veramente divertente. Nel 2016. Nel 2016. Guarda, io ho visto giocare Monnezza, che è Monnezza. Allora, abbiamo aperto qualcosa sicuramente, perché abbiamo premuto un pulsante. Dobbiamo andare piano. Lentamente. Questo livello. Quindi da capo? No. Non ho capito se ti fa sempre l'avviso. Sì, te lo fa sempre. Secondo me la corsa te la devi giocare quando serve. Con lei sì. Però ormai te l'ha già detto, ho detto silenzio. Se tu non l'avessi fatta in nervosia... No. Tu dici che abbiamo... Magari c'hai una vita in più. Allora, vedi il pulsante? È nascosto un tasto. Immagino che l'abbiamo premuto questo tasto. Devi andare piano. Cadi quella puttana. Perché corri? Perché ormai vado... È incredibile, ragazzi. Ha trovato il modo di rompere Nicola sto gioco. Per non farsi 2 minuti di camminata tranquillo, si sta a fare 20 minuti di camminata tranquillo.
Ora sta provando a vedere se la via di mezzo funziona. Non può essere stato così cattivo. Con il genio del male però sei tu che ti stai torturando da solo, eh. Però non si sta lamentando. Porta ovviamente chiusa perché dovevi andare di qua, ma qua è chiusa. Questo pulsante non so che cosa abbia aperto. Ok, seguila, seguila. No, quello è un scriptato. Però c'è sangue. Vaffan. Chiave del piano. Piano. Ancora lungo. È molto carino. Molto carino che ti costringano pure a camminare lentamente. È verde. Non avevo ancora usato il verde come colore nel gioco. Questo è un... Ah, il pulsante che abbiamo premuto apriva questo, vedi? Ah. Sì. Quindi se fossimo arrivati qui... È di spalle, è di spalle. La possiamo attaccare. Tramortiscila. Addio, Bonino, dovevamo passarci e basta, lo rifare tutto da capo, mi uccidi. No, non bisogna fare tutto da capo. Credo. No, c'è la... Tu la chiave ce l'hai. Ah, vedi, a posto. Bravo, ma è fatto... meglio di tanti altri italiani. Veramente, è fatto veramente bene anche da questo punto di vista. E lei non c'è. Ah, ti ha lasciato... Dovevi Quindi farti prendere. Quindi dovevo farmi prendere. Si è suicidato. Prima però ho avuto il ciclo. Ho bisogno di una fune per prendermi. Vabbè, mo non devo fare più silenzio. Chi te l'ha detto? Ma no? Si è buttata. Chi ha? È una regola che... Però amico mio, se si è buttata al piano di sotto... Non si è buttata. Chissà cosa ha buttato. Non c'è più niente. Non era un quadro, quindi, era proprio lei. Siamo nel seminterrato, guarda. Nel basement. Nancy! 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 Shannon! Her. E questi sono tutti... Io già lo so. Ti caga. E... No. Palle? Ah, dobbiamo andare al biliardo e vedere... C'è un cacatone. Una torta, però. Dobbiamo mettere i numeri che stanno sul biliardo, dai. Devo per forza andare piano? Ha detto silenzio. Ma dai, pure nel secondo si interrà. Sì, sì, sì. Ha detto silenzio. Allora, la verde è 14. Gialla è 1 e 11 la rossa, 2 la blu. Perché ho premuto il shift in maniera compulsiva 3 volte. Se faccio così non dovrebbe dirmi. Guarda mio. Se ti prende... Vabbè, inizio da qua se mi piglia. 2. Ah, 14. Ah, 14, 9, 2 la blu.
Ma quello stronzo, vabbè. Ah, quella è la fune. mostro, arrivando alla verità. Ma 14 era. C'è un forse tasto. Forse devi andare di là al biliardo. Piano però. Giselle, piano però. C'è una Cristina D'Avenna, quanto compelli. Allora. 14. 2, 11, 14, 1. E allora si cade tutte. La 8? Perché la 8? La 8 nera è la 8. Esatto. Quindi? Ma non è che devi mettere quante palle ci questo. Sono. No. Ti fa risalire su addirittura. Non è che devi mettere quante palle ci sono verdi, quante ce ne sono blu, invece di mettere il numero sulle palle? No, perché sarebbero troppo poche. Ci sono 3 blu, 5 rosse e 4 verdi. E una gialla. Proviamo. 1, 2, 3, 4, 5, sì, può essere. 5 rosse, 3 blu e 3 verdi. 4 verdi e una gialla. 5 rosse, 3 blu, 4 verdi e una gialla. 5 rosse, 3... Diana, ma perché non si può disabilità? Cinque rosse, tre blu, quattro verdi, quattro c'è, tre blu, cinque rosse. Bravo! Sbloccato, non toccarmi. Tra l'altro... Oh, ma basta! Ma perché? Non lo premere. Sì. Non toccarmi, noi non la tocchiamo. Che fine. Dov'è? Okay, ho preso un achievement. Qua. Non posso lasciartelo fare. Ma mocca mamma, mi deve prendere forse? Probabilmente sì. No. Avevamo. Che devi fare? Non posso lasciartelo fare. Non ti fa uccidere. Non mi può lasciare scendere? Cosa possiamo fare? La dobbiamo rinchiudere dentro a qualche quadro. Ma sì, perché sì. Mi esce un achievement lì. C'è sicuramente un aiuto da parte del gioco. Come si fa a chiuderla in un quadro? Quello. Qua. Chiudi qui. Ho chiuso. Sicuro? Cambiato schermo. Alt F4 hai fatto? No, ESC. Due Alt ESC. Cambiato, capito? Sono riniziato da qui. Vabbè, ragazzi, ma guardate se hai fatto venire delle idee fuori di capito? Testa. L'abbiamo bloccata. È un mates. Non fare rumore. No. Ho trovato il modo di aiutarti in gioco. Riduci la finestra con il tasto F4 e cerca qui TXT nella cartella di gioco. La soluzione è nascosta lì. Cioè, risoluzione veramente. Qui. L'ultimo. No, c'è il percorso in asci. C'è anche un file... Raga, ma che... Vediamo che cosa... Thank you.
Guarda il canale come si chiama, Party Hard. Sì. Ho visto 38.000. 38.000, raga. 38.000 ci sono arrivati qua. Ma hai fatto un botto di... Il gioco è gratis? Non lo so se è gratis. No, noi abbiamo le key. Ci ha dato le key? Ah, lo conoscevi questo nel 2000? È diventato abbastanza di raduccio. Cioè, sì. Rocco lo conosce questo gioco, nel 2016 l'ho visto, quindi era un gioco abbastanza famoso. Bravo, io penso. Però qui ci sono arrivati in pochi se era virale, perché 38.000 per un gioco abbastanza... Vabbè, 38.000, se sono tutti 38.000, volevo vedere il lucchetto chiuso. Posso dire che il scusa, nostro... Io ti voglio bene, ma se funziona così... Credo di aver più o meno capito. Niente. La tua idea era bella, molto bella, ma... Non ha funzionato. Il cancello resta chiuso. Vedi che c'è un muro invisibile? L'hai visto il muro invisibile? Sì, vicino al lampione. Ma quale cazzo è quel lampione qua? Sono indietro? Lì. Forse dall'altro lato. Come? No. Dovresti tornare all'inizio e dobbiamo controllare meglio la mappa. Però è questo è la pavimentazione. Se mi fa fare una foto all'asci. Provo a guidarti. Così giochiamo schermo intero, non per altro. Allora, aspetta. Eccolo, trovato. Ci sei cascato. Stanno a far perdere tempo. Non è vero che quella è la mappa. Ma che no, è giusto. Cioè, è giusto che andare di qua. Poi andare di qua. Ma io penso che il video si... Eh? Io penso che il video sia finito. Che senso? Nel senso, ci sei cascato, nel senso il video è finito. No, no, c'è un'altra cosa lì. Ti fa vedere proprio un'altra roba. Ti fa vedere questo. Vedi, inizia proprio un'altra roba. Hidden passage. Vabbè, dobbiamo fare qualcosa. Sei uscito? Quello vero, mortacci sua. Non lasciati ingannare, l'altro sta mentendo. Figo il concept. Il concept è incredibile, ragazzi. Il suo vecchio libro 58102. Sì, poi servirà dopo. Allora, fammi vedere la lista, solo la lista. Ma guarda che è lunga, dopo dobbiamo uscire. Ah, madonna.
Però ragazzi, che robina, cioè... Ok, vediamo un po'. Qua inizia... Allora, un lungo corridoio sarà questo, che ti porta qui. Gira. Sì, sarà questo il lungo corridoio all'inizio. Gira. Adesso ci dovrebbe stare spazio a sinistra. Esatto, ed è questo qua. Vai fino in fondo. Ok, rigirati. Dritto di qua. Ora devi andare subito a sinistra. Esatto. Aspetta, non mi far perdere. Ma dritto. Torna indietro un attimo, scusami. Devo capire questa curva qua. Allora, ok. Da lì vai dritto. Questo. Ah sì sì, vai dritto verso il muro e poi ci dovrebbe poi ci stanno i lampioni. Ok. Adesso okay. Siamo dritti verso i lampioni. Il cancello sarà là. Ah ok, a un certo punto puoi andare qua dentro. Quindi uno, due, qua. No. Ancora, ok, questo qua al centro. Perché non ci puoi andare? Uno, due... 3. Eccolo. Perfetto. Facciamo del labirinto. Dove stai andando? Questo è un vigo. Oh, che cos'è quello? Ma che. Ok, torna indietro, esci da qua. Ma questo che significa? Grazie, grazie di esserci. Non lo so. Vabbè, esci da qui. Perfetto. Vai in fondo e a sinistra. No, questa è tornando indietro. L'altro lato. Vai in fondo e beccati il cancello a sinistra. Cazzo. Adesso abbiamo la chiave del labirinto. Ma non del cancello. Guardati bene intorno a qua, non vorrei che sia apparso qualcosa, perché quel fatto che toccando quella specie di cartonato... Beh, ho sbloccato sicuramente qualche cosa. Allora... Allora, vediamo un attimino se ha creato qualcosa in cartella. Ce l'ha rifatto Lucchetto. L'ha riscritto chiuso adesso. Io l'avevo cambiato. Vuoi provare? Di nuovo? Adesso che abbiamo la chiave, boh. Il cancello è chiuso, vediamo che è successo. Aperto. Allora perché l'ha riscritto chiuso? Non è che lo riscrive la tizia? Allora, la soluzione è dentro questa cosa qui. Allora, aspetta. Sto ragionando. Lei è her. E c'ha la testa infilata nel muro, vedi? Non è che dall'altro lato del muro c'è la testa. Ah, no. Ma questa cosa chiuso. Come fai a uscire da quella modalità lì nera? Perché io non ho capito. Cliccando. Cosa. Clicchi. Sì. Dice il cancello è chiuso. No, oh, perché guarda, quando tu entri qua nella cosa segreta, qui dovresti poter tornare. No, c'è un muro qui. C'è il muro e c'è la chiave dove l'abbiamo trovata, la X. A meno che. Perché pure qua ci mostrano che è aperto. Vai all'ultimo. Più verso il muro. Dove sta l'altro?
Qui si è al contrario. Sì, sì, lo so. Dove sta l'altro? L'altro cosa? Ah, qui non c'è segnalato nulla però. No, no. Volevo provare a vedere se si fosse. Se fosse cambiato qualcosa. Però vedi che dietro è bianco e nero. E io non vorrei che dobbiamo. Perché quando tu arrivi lì, secondo me, vai in questa zona. Prova ad entrare in bianco e nero toccando quella cosa e rimanerci un attimino, magari succede qualcosa. Però qua stiamo, no? Qua c'era la chiave. Sì. La chiave del labirinto. Qua però non dobbiamo fare niente. Aspetta giusto un secondo. Guardiamoci intorno, cerchiamo di capire perché non abbiamo. Cancello è chiuso. Ma non c'è moltissimo da analizzare. Però guardala in fondo. Cioè comunque sia ti fa vedere qualcosa. Siamo dall'altro lato del cancello, credo. No, perché è troppo lungo quel coso. No, semplicemente è lo stesso. Cambia. Però vedi che qua è aperto. Vai, di qua. Nella visione questa parte qui è aperta. No, no, c'è. C'è fino a sotto. Però vedi qua. Ma plausibilmente la strada che esce di lì. Ah, qualcosa deve servire sta roba. Vabbè, abbiamo trovato una chiave. Ci manca una porta. Segui le istruzioni di questo file poiché sta cercando di depistarti ancora una volta. Segui la mappa, troverai una chiave. Con quella chiave sarai in grado di distruggere il lucchetto che alberga nella tua cartella di gioco. Con quella chiave sarai in grado di distruggere il cancello del file. Perché non abbiamo letto sta cosa? Ma non si deve cancellare il file. Cioè non c'è scritto distruggere. Eh beh, distruggere il lucchetto che alberga nella cartella di gioco. Vaffanculo. Inserisci il codice dello specchio. Bello bello, bello bello. Però dobbiamo leggere con calma le cose. Inserisci il codice dello specchio. Mo riapri il file. Vedi che ti dice: dimenticavo, questa lista ti sarà utile più avanti quando troverai lo specchio. 58102, proviamo, che cazzo. Eh no, beh, guardiamoci intorno, cerchiamo di capire a che situazione fa riferimento questa parte. Guardati intorno, vedi cosa c'è. C'è un'altalena. Ma penso là intorno. Due a sinistra, due a destra. Però ti andava a destra, eh? Sono andata di qua. Guarda lo specchio. È uno specchio quello, no? Che cacchio è? Che c'è dentro? Alberi? Un albero, che è? Non capisco che cazzo. È complesso. Ma te ne puoi tornare indietro volendo? C'è
un albero, se no. So che se poi non ritrovo più sto coso. Aiutami. Ah, devi mettere i pezzi dentro lo specchio. Non riusciremo mai. Ecco perché non è uno specchio. Ecco perché non è uno specchio, devi mettergli tu i pezzi di vetro. Era un albero comunque, un albero donna. Non ho capito qual è il senso di questa fase oscurata. Devi trovare. Vabbè, devi tornare alla parte. È un pezzo dello specchio. Eh beh, fallo mettere, esatto. Mi sa che non lo puoi fare in questo stato qui. Non è questo lo specchio. Guarda lo specchio, c'è scritto sotto. Comunque, torna indietro. Alla... Fosse facile. Di qua, di qua. Sinistra. Di là. No, è chiuso di là. Eccolo qua. Inizia, inserisci il codice dello specchio. Allora, probabilmente nello specchio dovremmo vedere un codice. Ma quale cazzo è lo specchio? È lo specchio, l'unica cosa che può essere lo specchio. Forse pure qua dobbiamo tornare. Due volte a sinistra, due a destra. Quindi ci sono due pezzi a sinistra e due pezzi a destra. Penso che sia più che altro una strada, ma se non hai chiavi per aprire questi cancelli. Questo sicuramente è lo specchio, ci devi mettere i pezzi. Ma non ci... vabbè, probabilmente devi prendere prima tutti. Quando stai in questa forma puoi passare i lucchetti. Capito? Non puoi uscire di qua, ma puoi, puoi entrare negli altri. È come se non ci fossero i cancelli. Il problema è che poi in questa forma non c'è niente qua dentro. Allora, di qua siamo in grado di passarci. Qua probabilmente dobbiamo entrare. Dobbiamo trovare qualcosa che ci ritrasformi. Eccolo qua. Ok, quindi questa è una zona nuova? Sì. Altro frammento dello specchio. Non so quanti frammenti siano. Meno 4. Due da una parte e due dall'altra. Ma è Baldo che ti fa dire questa cosa? No, perché lui te le dice le cose. Sembra che tu voglia dire lui te le dice le cose, non come Baldo. Che l'ho detto io, l'hai detto tu. Però io ho sentito un'intenzione in quello che hai detto. Quindi fammi capire se ho capito qualcosa. Qua c'è un cancello. Allora, dobbiamo andare lì dentro. Sì. Quindi ti devi trasformare, tornare indietro. E andare qua in fondo. Esatto. Quindi quelle immagini ti trasformano. Io adesso sto in un'altra zona. E in questa zona devi trovare qualcosa che ti ritrasformi. Devo trovare uno specchio. Un pezzo, un frammento. Eccolo qua. Okay. Frammento dello specchio.
Quindi siamo a 3. 4, a posto. Abbiamo trovato tutti i frammenti dello specchio. Sì, sono 4. Certo che sono 4. Baldo non ti ha insegnato nulla. Si capisce niente, però. È un po' mistico. Legame d'odio. Ok, legame d'odio, guardiamo se c'è nella lista di cose allegre. Devi guardare il file, sono arrivato soltanto alla settima riga. Aspetta, che vorrei arrivare dove si mette la password. Ok. Legame d'odio 15204. Yes! Ho usato la chiave del labiale adesso. Mo' l'abbiamo usata la chiave del labiale. Tutto aperto. E quindi abbiamo il cuore, possiamo uscire. Il cuore l'avevamo già preso? Non so come funzioni qua. Però non ce ne possiamo andare. Non ci fa risalire. Dobbiamo entrare in quelle porte. Una buca. 7 te. Bubu 7 te. No, non si legge quel cartello. Gioca proprio con noi, è bella questa. Bene. No, qua rientriamo in... Ho sbagliato. Rientriamo dentro. E non dobbiamo rientrare dentro. Possiamo tornare indietro di qua, perché qua andando dritto ci stanno le scale, giusto? Sì. Quindi dobbiamo andare in fondo, c'erano le porte aperte, vicino al quadro. Apri questa, che questa si apre. Chiave della stazione. Quale stazione? C'è manco un jumpscare, niente. No, è proprio raffinato il gioco. Non è... Chiave della stazione, che cazzo ci facciamo con la chiave della stazione? Bisogna arrivare in stazione. Comunque ci sono altre porte da aprire. Vabbè, ma facciamo al ritroso tutto. Vedi. Oh no, qua è dove stava il tizio. Però non c'è niente. In alto che c'è? Nulla, vabbè, via. Sicuro? Non c'è niente, stanza vuota. Poi sei indietro. Vai a tornare indietro. Questo tornare. Stanzone vuoto. Ah. Questa è la stazione? Madonna. Pure in ascensore non si può stare un attimo tranquilli. Soprattutto in ascensore non si può stare tranquilli. Bambini satanici qua. Ma però non potete far così. Ho già
Non ci vado lì. Non ci vado lì. Pensi? Sì, le cose bianche qua ti uccidono, quindi... Non è Whiteface, non è Her. Chi è? Ci ho vista una cosa, ok. Mi faccio tutto il giro, eh. Comunque non ti prendo. Non ti fanno nulla, semplicemente si abbassano. Ti danno fastidio durante l'esplorazione, ma non hanno... No, non ci sono passato vicino, eh. Sono sempre a una certa distanza. Ok, sono arrivato alla fine, stanza quadrata. Secondo me dobbiamo seguire questo lamento. No. Volevo... Ok, è un quadrato. Quindi per andare al centro devo fare soltanto così. White face. Se la schermata riappare, procedere come segue. Eseguire il controllo diagnostico del sistema per accertarsi che il gioco non sta cercando di ingannarti. Ha ingulato, cioè, ingulato come al solito. Vediamo un po' che è successo. Nada. Niente. Perché si è concluso così? Ma io direi, siccome è un gioco lungo, no, ma io non credo che sia lunghissimo, però vedi, ci fa inizio da qua. Vedi? Cioè, secondo me questo è proprio un altro capitolo ancora. Voglio vedere se mi becca il tizio bianco, che succede? T'ha aperto una sola stanza? Io ho rotto la cosa. Basta andare dritti. Tu dici? Prova a bloccare la musica. Nella stanza è bloccato nulla. Che devo seguirle. No, però quando tu ti muovi non si muove il panorama. Tu ti muovi, ma i suoni restano fermi lì. No, lo so. È impossibile seguire i suoni. Forse devi rompere tutti questi. A sinistra, vedi che si allontana e il piano di seguì. Ma quando tu ti giri su te stesso non succede niente quando scendono quelli. Frecce. Porca chiave della metro. Stazione, metro. Dove cazzo stiamo in tutto ciò? Ma siamo in metropolitana. Sono le 12:40. Sono le 12:48. È l'ora nostra. La macchina per i biglietti. La puoi usare? Forse non c'ho i soldi. 12:49.
Orari dei treni, 7.45, 8.23. Lavoro, casa, verità. Devi cambiare l'orario. Cioè, comunque tu sei uno psicopatico, fattelo dire. Cioè, veramente, se è così... 00. No, no, mette 23.59. E poi aspettiamo un minutino. Sì! Psicopatico proprio, eh? Psicopatico, ma sei bravo, cazzarola, sei veramente bravo. Aspettiamo un minutino. E poi arriva il treno. Ok, 0-0. Verità, 0-0-0-0. Ci siamo allo 0-0-0-0. Ragazzi, ci ha fatto il biglietto. No, beh, senza rumori. Tacci vostri. Beh, fine del viaggio. Sento qualcuno. Spero tu abbia raggiunto questo riquadro in un minuto. C'è un nuovo file nella cartella di gioco, ma so che vuole liberarsene. Spero sia ancora lì. Se così non fosse, mi dispiace. No. Ma mi dispiace. Se così non fosse, mi dispiace. No. Che ne sono? È passato un minuto. Mica devi rimpostare allora, verità. Ah, verità, se non è a mezzanotte non c'è verità. Spero tu abbia raggiunto questo riquadro in un minuto. Se siamo arrivati qui senza che fosse mezzanotte precisa, non succede quello che deve succedere. Quindi devi... Però c'è qualcuno che... Rimposta l'orario. Di nuovo a mezzanotte dobbiamo stare. Ma è questo che respira. Vabbè, riguardo però, sennò passa un altro minuto qua. Vai. Ok, mo ti dovrebbe aver creato il file. Geniale. Però vedi che si alza sempre di più, diventa sempre più grossa. È uscito. Qualsiasi cosa fosse, adesso è qui. Vieni a affrontare la verità. Dove? Prova a premere... No. Sta lì la tizia. Si blocca qua. Vieni a affrontare la verità, io sono venuto, ma tu mi hai cacciato. Credo che siamo a... Io sono l'inganno. E quindi questo è un addio. Se le cose andranno come penso, dovrei sparare con il click sinistro. Ma c'è da dirlo, dubito ti darà dei proiettili. Sei bastardo. Cambia mappa. Ma io non ho i proiettili, devo trovarli. Mi hai portato a ponderare la vita, a ponderare l'aspetto. Ho apportato cambiamenti pezzo per pezzo. Ah ah ah. Sto vivendo sangue.
Vuoi che questo incubo abbia fine? Allora uccidimi di fronte al luogo in cui... non ho letto. Ho perso la vita? E quindi nella tomba? No, dove l'avrà perso la vita? Di fronte al luogo in cui ho perso la vita? I panni si sono macchiati di rosso. Ste pinezzine, Non la puoi uccidere. Col sinistro. Ma dove ha perso la vita? Secondo me non ha perso la vita nel... Chi perde la vita nella tomba? Avrà perso la vita da un'altra parte. Che ne so io, mica so la sua... La sua lore. Lei non si muove da lì. Semplicemente abbiamo capito dove cazzo sta... Dove ha perso la vita, Io sto... Sì, c'era il cappio prima. C'è un albero ricorrente in tutte le cose. Tanto puoi andare comodamente solo da sta parte qua. Ma volevo sparargli direttamente. Sì. Non penso che sia la soluzione. Ma qua non c'è niente alla fine, cioè... Non puoi nemmeno tornare indietro. In mezzo agli alberi è impossibile andare perché ti si blocca. Non ho colpi. Revolver.ini. Fanculo. Mi sono messo 100 gol. No, 6 basterà, non ho spawnato. Ma noi non ci freghiamo niente, gli spariamo assai. Mettine 6. Non fare il furbo come al solito. E poi non posso più tornare indietro. Se basteranno se li cogliamo, se la cogliamo. Se. Ma c'è un cooldown per i colpi. Bello, finito. Bravo. Beh, questi sono bei giochi, veramente. Non, non c'è è la... finito un cazzo, però... No, la però fatta. Sì. Comunque, cioè, ragazzi, Game Maker Sprite Editor, cioè, veramente poco e niente. Anche con poche risorse puoi fare grandi cose. Siamo perfettamente d'accordo. Anzi, ci sentiamo molto colpevoli di non conoscere questo gioco. Sì. Però penso che faccia tutto parte di quel meccanismo un po' perverso del fatto che si tende a guardare un po' poco intorno e a guardare piuttosto ad altri luoghi, altre realtà, e si trascura un po' quella nostrana. Con questa nostra serie di giochi nostrani speriamo di... Ma non dico di dare... È sbloccato il gioco completo, giustamente. Non dico di dare visibilità, perché alla fine il gioco questo qui è stato giocato e apprezzato. Vabbè, adesso c'è la versione 2022, quindi... Cioè, quello che speriamo di fare è di... Veramente nel nostro piccolo... poter mostrare il lato bello del gaming italiano, perché spesso abbiamo mostrato quello sbagliato, no? Sì. Quindi ha scritto l'ultima cosa: mi piacerebbe condividere una storiella con te. Non ho mai avuto la possibilità di vivere la tenera età, ma in tenera età mi capitava spesso di pensare cose orribili. Un giorno mio fratello dovette entrare in un negozio di elettrodomestici lasciando me sui sedili posteriori della macchina.
Lo osservavo mentre entrava nel negozio, scomparendo tra le porte scorrevoli, al che la mia mente delineò uno scenario. Oh no, mio fratello è rimasto impalato su un qualche tipo di macchinario del negozio, c'è sangue ovunque, cosa dovrei fare ora? In realtà però io non ho mai avuto un fratello, in quanto Herr parlare non faceva proprio per me. Volevo solo divertirti, forse dovrei tornare indietro o cambiare ancora. Hai fatto sì che io cambiassi, ora non ho più paura, no, sono in pensiero. Forse è per questo che sto usando tutti questi punti a capo che non ho mai gradito molto. Forse ti lascerò giocare con me per un breve lasso di tempo anziché fare l'opposto. Ho ancora altri due segreti per te, i titoli di coda ne nascondono uno, sarà divertente. Se tu ci metti Ivan Zanotti, il mio nome, c'era una cosa in... non so cosa inizia, però bravo, perché questo poi scopritelo voi, insomma, non vi roviniamo la sorpresa, cioè, nel senso, c'è ancora poco da scoprire, ma quel poco scopritelo voi, tanto I'm scared penso giri anche sul vostro PC più vecchio e sfondato. Bravo.